Ben ritrovati a Orobie Extra, sul numero di giugno vi abbiamo portato a vedere anche il mare, il mare di Genova per un bellissimo trekking sulle colline della città. Il servizio era stato realizzato dal nostro direttore Paolo Confalonieri con le fotografie di Matteo Zanga e troviamo il nostro direttore in collegamento. Ben ritrovati a tutti, eccoci qui per aggiornarvi su quello che abbiamo vissuto a Genova in questo bellissimo trekking tra mare, monti e soprattutto utilizzando diversi mezzi anche eh, di spostamento, mezzi pubblici, vale a dire la funicolare che dal centro di Genova ci ha portato fino alla, med alla media montagna da dove abbiamo poi iniziato la nostra escursione e dopo la passeggiata, la bella passeggiata tra i forti di Genova, il rientro con il trenino a Cremagliera. Un bellissimo itinerario appunto... Eh che guarda la città ma che allo stesso tempo ha degli scenari molto selvaggi. Molto selvaggi e ricchi di storia perché sono le muraglie, sono le mura, il parco delle mura e poi le fortificazioni che sono sorte nel corso dei secoli alle spalle della città, quindi a difesa della città e del porto in un ambiente di montagna, di media montagna, ma nello stesso tempo molto bello, selvaggio e allo stesso tempo ricco di paesaggi e di scorci che ti consentono di far perdere lo sguardo dalla costa azzurra fino alla costa. Corsica o al promontorio di Portofino. Eravate accompagnati in questa escursione dalla guida turistica escursionistica e ambientale Silvia Simonelli, che tu hai intervistato e vi proponiamo appunto questa intervista insieme a quella di Marisa Gardella del comune di Genova. Le ascoltiamo insieme. Genova, città di mare, ma non soltanto, e lo scopriamo oggi grazie anche all'ospite che abbiamo qui con noi, Silvia Simonelli, guida turistica, guida escursionistica e guida ambientale di queste bellezze che circondano la città di Genova. Perché appunto eh, scopriamo in questa nostra eh, puntata Genova dal punto di vista delle escursioni di mezza montagna. Esattamente, perché tutti pensano a Genova come la riviera, come il mare, come la zona dell'acquario del centro storico eppure a pochi metri dal centro città abbiamo dei sentieri che portano, chi li vuol conoscere, anche i cittadini di Genova ma tutti quanti, fino a 600 metri d'altezza. Ah, in questo momento siamo proprio davanti a una delle fortificazioni delle mura nuove del 1600 una piccola muraglia cinese, potrei dire, da un certo punto di vista, che proteggevano la città e naturalmente il suo porto dagli attacchi dei nemici dal nord. Per cui attraverso sentieri semplici, fattibili a tutti, con poco tempo, una mezza giornata, si può scoprire la storia e la bellezza della natura intorno a una città. Un'escursione che prevede tra l'altro l'utilizzo di mezzi della mobilità sostenibili, quindi anche più mezzi perché eh, si parte dal centro di Genova, si utilizza la eh, funicolare, quindi si raggiunge la quota e poi da lì la passeggiata su mulattiera, si alterna un percorso lungo i camminamenti eh, di queste fortificazioni, la rete dei forti che circondano appunto eh, Genova e poi attraverso la mulattiera e i sentieri si raggiunge il forte. Certamente la fortuna che fanno parte del comune di Genova, dei comuni limitrofi, per cui la municipalità genovese ha creato questo sistema di servizio pubblico fatto non solo dai bus, ma fatto anche dalla funicolare Zecca Righi, che è nata praticamente con l'accordo svizzero alla fine del 1800, e il trenino di Casella, che è un piccolo. Un piccolo gioiello di Genova, un trenino a scartamento veloce che collega le varie vallate. Una cremagliera che lungo le pendici di queste, di queste colline, di questi monti, raggiunge poi ancora la città. Certamente è un via vai come si faceva anticamente: una volta usavamo i cavalli e i muli, adesso andiamo sulle mulattiere, per cui andiamo sui vecchi sentieri, ma approfittiamo anche del progresso con questi nuovi mezzi con anche un servizio in più che è quello delle guide turistiche, delle guide escursionistiche, delle guide ambientali che il Comune di Genova mette a disposizione dei turisti più interessati ad approfondire le bellezze che circondano questi luoghi. Sì, fortunatamente siamo presenti sul territorio, le varie associazioni, lavorando anche in appalto per il Comune come oggi con Esplora. Riusciamo a far conoscere le nostre bellezze, soprattutto in questo periodo dove le varie impossibilità di uscire dal nostro territorio non ci permettono di fare grandi viaggi, anche nel piccolo riusciamo a trovare sempre delle piccole chicche meravigliose. Davvero qui si tocca con mano quella che è il contatto tra il mare, tra la natura, tra la montagna, il verde, le bellezze che ci sono anche dal punto di vista dei fiori, della flora, della fauna che in questi luoghi sono particolari. E poi lo spazio davvero è infinito, si arriva alla Costa Azzurra con lo sguardo, si arriva al Monviso, si arriva a quello che è il santuario carissimo ai genovesi qui davanti a noi. Esatto, fortunatamente anche salendo poco nelle giornate, soprattutto serene, l'arco naturale della Liguria ci permette di orientarci in tutti i punti cardinali. Il santuario il Santuario della Guardia sul Monte Figogna, perché parliamo comunque di 200 metri, è uno di quei santuari dove il cuore dei fedeli genovesi è molto, molto legato ed è proprio in linea d'aria a un metro virtuale dai forti. E l'invito è quindi a scoprire questa terra, il luogo del cuore di Silvia, qual è? Siamo nel luogo del cuore di Silvia. Eh, io sono nata ai piedi dei Forti e i Forti sono il mio giardino dei divertimenti di quando ero bambina. Per cui, raccontarli e raccontare dai Forti la bellezza di Genova è sempre per me un piacere più che un lavoro. Un piacere che vi invitiamo a leggere anche sulle pagine di Orobie alla scoperta del territorio non soltanto lombardo ma anche con uno sguardo oltre le Orobie. Marisa Gardella è responsabile dell'ufficio comunicazione del comune di Genova. Insieme a lei, dopo aver visitato le bellezze nelle escursioni attorno alla città, parliamo invece di quello che offre questa città dal punto di vista dell'arte e della cultura. Genova ha un importante centro storico eh, medievale, il centro storico più costruito d'Europa, è un importante patrimonio unesco. Non tutti sanno che abbiamo 42 palazzi dei Rolli che sono diventati a far parte del patrimonio unesco dal 2006. Si tratta di palazzi storici che sono stati costruiti eh, dalle importanti famiglie aristocratiche genovesi. E, Genova eh, quando doveva ospitare persone importanti da papi a, a, a monarchi ehm, aveva questo patrimonio questi palazzi dei rolli che servivano per accogliere le, le visite di stato oggi sono 42 sono stati eh, ristrutturati e eh, durante l'anno abbiamo due eventi speciali che si chiamano rolli days eh, live and digital un'edizione che si svolge a maggio appena trascorsa e un'edizione prossima che sarà a metà ottobre. Abbiamo lavorato moltissimo nell'ultimo anno, nel 2020, per costruire oltre che un evento in presenza, in considerazione del Covid purtroppo non siamo riusciti a farlo nell'edizione maggio 2020 in presenza, siamo invece riusciti a farlo nell'ottobre 2020, ma abbiamo sfruttato questo periodo per arricchire ehm, la promozione dei palazzi dei Roli attraverso un patrimonio digitale. Abbiamo realizzato moltissimi video davvero belli che sono tutti conservati sul sito internet visitegenoa.it e anche sul canale YouTube Genova Murvenbis che presentano un patrimonio spettacolare che pochi si aspettano. Vi invitiamo a venire a Genova e a visitare di persona appena possibile questo importante patrimonio unesco e per ora potete prendervene una vista guardando il sito internet Visiti Genoa, Rolli, Days Live and Digital oppure collegandovi al canale Genova Morvenbis dove trovate una playlist specifica dedicata al patrimonio unesco. Con una proiezione per quanto riguarda gli appuntamenti appunto di arte e cultura di Genoa al 2023. Sicuramente nel 2023 Genova attende un importante evento che è la tappa finale di Ocean Race. Eh, siamo felici di aver, avuto questo, di aver vinto questa candidatura, di poter ospitare un evento così importante per la promozione della nostra città. Non poteva d'altronde essere che Genova, eh, città in cui il mare è parte integrante eh, della città. Non si può pensare a Genova senza pensare al mare e al suo porto e pertanto la sede ideale italiana per ospitare questo importante evento non può che essere Genova. Quindi Genova aspetta i turisti della Lombardia, li aspetta sotto molti punti di vista. Certo, l'offerta della città è un'offerta davvero integrata. Genova è arte, storia e cultura, un interessante patrimonio, un'interessante offerta che si può visitare ehm, di questa città. Un centro storico molto, molto particolare, costruito, ehm, che ha un'autenticità: rivela, ehm, vivendolo e eh, visitandolo, un'autenticità e anche una, una sua vitalità perché il centro storico non è un centro storico totalmente rifatto e costruito appositamente per turisti, ma è un centro storico autentico, vero, dove vivono genovesi, turisti, lavoratori, studenti, giovani, eh, al mare, che è una risorsa straordinaria di questa città dal punto di vista economico, ma anche per la qualità della vita, sicuramente, eh, bellissime passeggiate che si possono fare eh, sia a levante che a ponente, oltre che nel centro cittadino. Abbiamo un meraviglioso borgo di di che è Boccadasse a pochi minuti dal centro di Genova. Genova è anche enogastronomia, non possiamo dimenticare il pesto, non possiamo dimenticare la focaccia che sono i nostri eh, i piatti della tradizione che noi genovesi non passa una settimana senza mangiare la focaccia o senza mangiare il pesto. E eh, permette anche di fare tantissimi sport legati al mare, ma anche eh, escursioni sia nei forti di Genova che, sono, che si possono raggiungere davvero in poco tempo. abbiamo ben Funicolari che ci permettono di raggiungere i forti, ma siamo anche molto vicini alla Riviera Ligure, per cui Genova possiamo davvero dire che ha un'offerta integrata per diverse fasce di pubblico. Non potete che venire a Genova ora. Siamo di nuovo insieme in questa puntata di Orobia oh Extra, vi stiamo raccontando di un bellissimo trekking a Genova il cui reportage trovate sul numero di giugno di Orobie. Paolo Confalonieri, il nostro direttore, è stato sul posto e ha vissuto queste belle emozioni. Sì, eravamo proprio immersi in questi bellissimi paesaggi, in questo trekking urbano perché dal cuore della città di Genova, utilizzando prima la funicolare, poi camminando sulle mura antiche eh, di Genova, bei tratti di mura antiche sui camminamenti e all'ombra dei vari forti che si sviluppano lungo questi itinerari abbiamo raggiunto poi la sommità del Diamante Monte, al quale corrisponde anche questa bellissima fortezza che vedete anche alle mie spalle e che è stato un po' il, il giro di boa di questa nostra escursione che ci ha portato poi a raggiungere il treno a cremagliera e a rientrare in città con questa bella esperienza tra il mare, i monti e il cielo di Genova. Ha incontrato a Genova anche l'assessore comunale allo, allo sviluppo turistico Laura Gaggero, guardiamo insieme l'intervista. Andiamo alla scoperta di Genova da un punto di vista diverso e ci affidiamo alla visuale di un amministratore pubblico, dell'assessore allo sviluppo economico turistico e al marketing territoriale del Comune di Genova. Con quale prospettiva guardiamo a Genova noi che siamo abituati a immaginarcela una città stretta tra il mare e le sue colline? Ecco, io dico sempre che Genova va vista in una prospettiva molto diversa, perché Genova in realtà si allarga sul mare e sulla collina, è proprio completamente diversa questo, questo modo di vedere. Se uno va sulle nostre colline, sui nostri forti, vede dei paesaggi bellissimi, soprattutto magari in certi orari, soprattutto se è una bella giornata, si vede l'orizzonte, in alcuni momenti arriviamo a vedere anche la Corsica, eh, proprio le, le prime. Eh, le Prima costa della, della Corsica e poi un'altra prospettiva bellissima è vedere Genova dal mare verso appunto l'interno. Se uno non ha fatto queste due esperienze, non conosce Genova. Eppure le, le opportunità per andare in queste direzioni ci sono e vengono proposte dalle molte realtà che operano all'interno della vostra città. Assolutamente, sia il comune che tutti gli operatori turistici con cui noi collaboriamo moltissimo propongono diverse tipologie di esperienze. E tra l'altro sono tutte esperienze sostenibili, perché anche la modalità per arrivare alle, ai vari punti di interesse, ai, a fare le varie escursioni sono proprio sostenibili. Eh, mobilità sostenibile è messa, la mobilità di Genova è messa proprio a sistema con l'escursionismo. Noi abbiamo proprio creato una serie di itinerari. Eh, che sono anche disponibili e scaricabili dal nostro sito visigenua.it, ehm, proprio per fare a piedi una serie di itinerari sia nel centro storico che sulla prima collina. E tutto questo noi lo possiamo fare avendo anche le indicazioni di quali sono i mezzi pubblici che dobbiamo utilizzare per arrivare al punto di partenza o per tornare una volta finita l'escursione. Davvero il centro storico, quindi la parte monumentale la parte più culturale eh, intesa come arte come espressione anche dei suoi palazzi delle sue vie dei suoi vicoli e davvero dalle molteplici espressioni di questa città davvero il dialogo è continuo tra il centro storico e quello che è L'intorno, l'Interland che è un Interland verde e dalle meraviglie inaspettate. Eh sì, è un Interland verde dove abbiamo la seconda muraglia più lunga al mondo dopo la muraglia cinese, dove abbiamo dei forti eh, che sono stati costruiti proprio per difendere la nostra città. Nel, in città noi abbiamo ancora i bastioni, no? le torri da cui si accedeva alla cittadella eh, vecchia, quindi una parte delle mura. E tutto questo è, è, dialoga, è, un, è un dialogo costruttivo in più è raggiungibile da tutto un sistema di cremagliere eh, che noi abbiamo creato perché noi genovesi amiamo eh, anche essere comodi no? e quindi riuscire ad arrivare dal mare alla prima collina in poche fermate con poco, con poco dispendio di energia e quindi abbiamo costruito eh, proprio un sistema di, di cremagliere di ascensori anche ascensori panoramici eh, anche nel centro città in realtà c'è un ascensore, l'ascensore di Castelletto che è diventato anche famoso eh, in, una, in una poesia dove proprio eh, nel pieno centro della città, dietro al palazzo comunale, si può prendere questo ascensore e arrivare eh, da questa spianata eh, dove si gode proprio anche la, la vista del, del nostro mare, della, della nostra, di una porzione importante della nostra città antica. Ed è bello potersi muovere a piedi, muoversi in bicicletta, poter utilizzare a piedi o in bicicletta i mezzi della mobilità, quindi eh, oltre ai bus abbiamo detto la uh, funicolare oppure utilizzare anche il treno a, cre a cremagliera, il trenino che riporta in città. Certamente, eh, il treno a cremagliera che ci porta anche in comuni limitrofi: perché noi abbiamo questo trenino, il treno di Casella, che ci porta proprio nell'entroterra dove si producono anche dei famosi salumi e lì. E, e con quelli anche dei famosi tortellini, ravioli, eccetera. Non vorrei eh, forse. prenderci per la gola. <ride> esatto, esatto, però ci sono anche questo tipo di esperienze che si fanno, perché il nostro, anche il nostro entroterra è ancora molto vero quindi troviamo molte trattorie tipiche eh, nei, dai nostri forti, nel nostro primo entroterra, eh, così come nel centro storico. E la nostra è una cucina molto semplice, fatta di ingredienti molto semplici, molto di terra. Naturalmente abbiamo anche il, la cucina di pesce, ma eh, abbiamo moltissime ricette fatte con, eh, come i ravioli oppure le torte di verdura con, no, con ingredienti semplici della, della nostra terra, con quello che noi chiamiamo anche il prebuggiun. Il prebuggiun che è tutto un insieme di erbe aromatiche che vengono messe insieme, ogni famiglia ha la sua ricetta, ovviamente io quella che mi ha tramandato mia nonna, quindi i ravioli li faccio ancora con il prebuggiun con il mix di ricetta proprio della nonna. Con, scritta a mano nel suo quadernino e, eh, e ognuno di noi ecco, preserva ancora queste tradizioni, oppure usiamo tanto anche la farina di ceci, quindi con la farinata, con le eh, nostre eh, altre cose, anche il fritto abbiamo, ecco, per cui diciamo, è una cucina molto semplice che noi ritroviamo tantissimo nella, anche nell'entroterra, in queste esperienze. Orobi è anche proprio racconto di esperienze dirette, quello che facciamo da oltre 30 anni sulla nostra rivista e attraverso i nostri canali social. La sua esperienza diretta sul territorio genovese, qual è il luogo del cuore che le dà sempre, ogni volta che ci torna, forti emozioni? Ma allora se io mh, voglio andare a fare un'escursione nell'entroterra eh, vado a Righi, eh, quindi prendo la funicolare, la funicolare Zeccarighi, soprattutto in estate perché quando fa caldo a Genova lì c'è invece una temperatura molto più mite e cerco anche di riuscire a, a fare una tappa in un'osteria che c'è lì perché eh, è proprio un'osteria tipica con una vista sulla città bellissima, la funicolare aperta fino a tardi quindi comunque eh, posso agevolmente poi ritornare nel centro della città eh, e mi godo il fresco della sera, ma sono posti dove andava anche Govi, cioè i nostri personaggi ecco, del mondo dello spettacolo di una volta tipici, ecco insomma. Eh, Lì è un posto davvero bello, poi se ci si va anche durante il giorno eh, è di nuovo appunto la temperatura è molto mite, c'è anche un percorso per fare eh, jogging e ci sono alcuni attrezzi per fare anche attività fisica, quindi è bello ecco, eh, per le famiglie, per chi vuole fare sport, ci sono tavolini anche per fare i picnic eh, e poi da lì si può partire per, per altre escursioni. Quindi questo è il miglior marketing territoriale? E eh beh io um, amo la mia città. <ride> Una città, la città di Genova, che aspetta anche i turisti lombardi, eh, non soltanto per godersi il mare, ma per godersi anche l'entroterra e le colline che circondano la città. Certo, noi aspettiamo assolutamente i turisti lombardi e, soprattutto, quello che io vorrei è che proprio riusciste a percepire l'autenticità la, della nostra città. Tra l'altro, anche a breve avremo delle promozioni per cui offriremo anche la seconda notte di pernottamento a Genova. Quindi, vi, anche se uno si vuole fermare un po' di più, eh, del, eh, magari fare un weekend un po' più lungo, lo può fare perché noi contribuiamo anche a questo. Forniamo anche un City Pass gratuito, quindi i mezzi pubblici saranno integrati. Ci saranno già alcune escursioni che potranno essere fruite gratuitamente, grazie appunto al contributo del comune. Quindi, noi ce la stiamo mettendo tutta per far uscire l'anima della nostra città e far vedere che, proprio, siamo una città esperienziale dove si possono godere, appunto, esperienze all'aria aperta, dove si può mangiare bene, c'è comunque un clima eh, molto buono e anche i cittadini sono persone tutte molto autentiche e che sono a disposizione, appunto, del turista e che hanno voglia di valorizzare, proprio più la propria città. E come sempre eh, vi proponiamo anche l'itinerario con tutte le indicazioni per seguire i nostri passi, in questo caso nel parco dei forti di eh, Genova. Come sempre la scheda è realizzata da Massimo Sonzogni. Da largo Zecca Via Targa, in centro a Genova, la funicolare Zecca Righi in 12 minuti porta sulle alture. Copre un dislivello di 278 metri su un percorso di 1.428, circa la metà in galleria. Si possono trasportare le bici. Al capolinea inizia il Parco delle Mura, dal 2008, area naturale protetta di interesse locale di 617 ettari. Prende il nome dalle mura nuove del 600 a difesa della città. Con ben 12 chilometri, purtroppo non integri, è la cinta muraria più lunga d'Europa. Comprende una ventina di forti militari costruiti tra il XVII e il XIX secolo, raggiungibili con mulattiere, sentieri e camminamenti. Si è immersi in una natura a tratti selvaggia, testimonianze storiche e paesaggi tra cielo e mare, arrivando a poter scorgere la Corsica. Non mancano specie animali e vegetali rare o endemiche. Luogo di trekking, è meta di escursionisti, ciclisti e famiglie. Dalle terrazze della funicolare, la vista va dalla Costa Azzurra al Monviso, dai porti al promontorio di Portofino. Eccoci al Forte Castellaccio sullo spartiacque tra le valli Bisagno e Polcevera. Proseguiamo per il Forte Sperone con la strada che si allarga sul bastione delle mura e il panorama si apre sulla mole della fortificazione. A destra il mare e sui crinali i forti Ratti, Richelieu e Quezzi. A Levante il Monte Fasce e sullo sfondo Lappennino. All'inizio della salita per Forte Sperone, punto chiave di questi baluardi, teniamo via delle baracche. Si segue il sentiero delle farfalle. Arriviamo al Forte Puin, tra i meglio conservati e molto panoramico. L'escursione riprende e ci dirigiamo al Forte Diamante, a 667 metri, seguendo la mulatiera zigzag che ci porta sull'omonimo monte. Costruito nel 1758 è tra i più caratteristici e, vista la posizione isolata e la quota, primo baluardo a difesa di Genova da Nord. Scendiamo sulla cresta ventosa e ignoriamo la deviazione per la neviera scavata in antichità per conservare neve e ghiaccio e arriviamo a Campi, fermata del trenino Casella Genova. La storica ferrovia, a scartamento ridotto, si snoda tra gallerie, pascoli e boschi con arrivo in centro città. chiusura eh, questa volta una bella escursione con vista sul mare. Davvero una escursione che consigliamo a tutti, facile, eh, che mette assieme anche vari elementi dal punto di vista storico, ambientale, naturalistico, paesaggistico e una Genova sorprendente che si lascia ammirare anche dai monti, dalle colline di media montagna che circondano la città. E infatti l'abbiamo guardata con l'occhio di Orobie, insomma, come sempre dall'alto. Certo, con un invito per una volta ad andare oltre le Orobie. Grazie a Paolo Confalonieri, grazie anche a voi che ci avete seguito da casa, ci rivediamo la prossima settimana con Orobie extra.